Allora, benvenute nel mio bagno. Quindi, altro videotest, sicuramente, perdonatemi da subito il trucco, che tanto adesso andiamo a rimuoverlo, l'acconciatura meravigliosa con i capelli tirati su e soprattutto siete in bagno. Allora, oggi voglio provare con voi questa maschera dalla Dr. Jart, che vi avevo fatto vedere. Questa è la Peeling Solution. Dice di essere Toc Toc Peeling Bubble Mask, quindi dovrebbe fare le bolle e sono curiosa. E ora deve struccarsi. Allora, è divisa in due step. Infatti dice di dividere i due step e andiamo a dividerli subito. Allora, prima cosa, se riesco a leggere più piccolo, no, Allora dice di passo 1: essenza sfogliante sul viso pulito, avendo cura di non raggiungere gli occhi. Ok, massaggiare delicatamente con i granelli di zucchero. E adesso lo facciamo, prima mi strucco. Poi applicare passo 2 e la maschera riequilibrante pH, ok, poi 3. Inizieranno a comparire delle bolle che andranno ad ammorbidire le cellule morte della pelle e ristabilire l'equilibrio del pH. Va bene. 4. Lasciare agire 3-5 minuti, sciacquare con acqua tiepida e applicare prodotti per la cura della pelle. Dunque, per ottenere un effetto maggiormente sfogliante, strofinare la pelle con la maschera prima di sciacquare con acqua. Oddio, teniamoci a portata di mano perché se mi scordo qualcosa. Allora, intanto vado a struccarmi. Allora, dunque, prima di struccarmi e prima di provare la maschera, io non so come succederà e le conclusioni finali le faremo. Comunque sia, nel tanto, se vi è piaciuto questo video, se vi è interessato il prodotto, se vi ha incuriosito questa maschera, e che adesso proviamo, è solo perché voglio fare la clip finale adesso, finché sono quasi presentabile. Ed è se volete che ne provo altre, perché avete visto nel video che no, le ho prese tutte, quindi se volete che ne proviamo altre assieme, fatemelo sapere con un commento qui sotto e mi raccomando anche di, se vi è piaciuto il video e vi ho tenuto compagnia, mettermi un like anche solo per il coraggio di avervi portato in bagno e di essere struccata. Ed mi raccomando anche di iscrivervi al canale così non perderete i prossimi test dei vari prodotti e vediamo se vale la pena. Ok, ciao. Accelerano questa parte del video perché sennò. Siamo struccate. Oh, che meraviglia farvi vedere in telecamera struccate. È proprio la cosa che. Perché non l'ho fatto prima? Proprio me lo chiedo io. Vabbè, allora, intanto andiamo a dividere le due parti. Parte 1, non mi ricordo più, sempre bello piccolo e l'età avanza. Applicare il passo 1 sul viso pulito, avendo cura di non raggiungere gli occhi. Sì. Massaggiare delicatamente con i granelli di zucchero. Ok, quindi andiamo ad aprirla. Questa qui. E a questo punto ci vogliono le forbici perché non c'è nessun tipo di apertura agevolata. Forbici. Scende qualcosa? Ah, sì, qualcosa scende. Oh, è proprio poco. Aspettate che vado a strizzarlo bene a modo per farlo uscire tutto, se no qua. Ecco. Quindi questa pappetta che è granulosa, ok. Ce la andiamo a strofinare sul viso senza andare nel contorno occhi e fino a qua ci siamo. Quindi dovrebbero essere granelli di zucchero. È un peeling, un gommage. Vediamo. Allora, naso, mento. Perfetto.
prima impressione, l'odore è la cosa più chimica di questo mondo. E mi sta facendo un effetto caldo. Sento caldissimo. E non è solo per il fatto del grattare, perché la Valvette quando gratto lo scrub lo uso tutte le settimane e non mi fa questo effetto. Ok. Sento proprio caldissimo. Forse si vede anche che mi sto arrossando. Allora. Ma non mi ricordo più, dice il tempo di posa? O devo solo massaggiare? Bene, direi che abbiamo massaggiato. Sento caldissimo al viso. Adesso con due dita, perché sono sporca, prendiamo qui e vediamo cosa dice. Dunque. Tanto sento sempre più caldo. Applicare la maschera riequilibrante. Inizieranno a comparire delle bolle che andranno ad ammortire le cellule morte della pelle. Ma quindi lo devo togliere questo? Cioè, quindi quello che ho applicato qua lo devo togliere? E poi dopo metto la maschera? Oh, cacchio domanda. Sì, in teoria va rimosso. Ho fatto il peeling, quindi adesso vado a rimuoverlo. Vediamo se nella confezione c'è rimasta ancora qualche goccina, perché lo voglio proprio usare tutto, eh. Non so se lo fate così anche voi, ma io apro tutta la confezione. Dopo dovrò lavare tutto il bagno, lavare le forbici, lavare tutto, perché guardate qua la bastardella. Che questa parte qui io la vado a prendere, ecco, che ce n'è ancora, e la andiamo a massaggiare perché io l'ho pagata. Andiamo. Ma quindi? Però io non ho capito, la parte 2 cosa devo fare? Non lo dice. Dice di andare a replicare la maschera adesso e va bene. Ma devo togliere? Rimuovere questo? Devo rimuoverlo. Rimuovo questo e poi vado ad applicare la maschera. Quindi andrò a sciacquarlo? O rimuovo e basta? Sono quelle domande che ti lasciano un po' perplessa. Allora, intanto mi sciacquo le mani e fino a qua ci siamo. Poi io, con un dischetto, lo vado a rimuovere, perché non, come faccio a mettere la maschera qui sopra? E adesso lo andiamo a rimuovere. Aspettate. Ecco, spero che mi basti un dischetto, perché io sono uno. Tanto sto perdendo granelli di zucchero. Ok, effettivamente sono bella rossa. Boh. Bene, adesso che non ho più niente in faccia, cioè non ho più i granelli, andiamo a provare la maschera. Buttiamo qua il cotone e andiamo a provare la maschera. E adesso la leggo prima, perché dunque, mi ricordo più, applicare la maschera che deve fare le bolle. È la prima maschera in tessuto che provo oltretutto, quindi Epic Feel sicuri. E lasciare agire 3-5 minuti. Sciacquare con acqua tiepida. Sì, ok, 3-5 minuti e se li facciamo. Applicare prodotti. Per ottenere un maggiore effetto esfoliante, strofinare la pelle con la maschera prima di sciacquare con acqua. Ok, allora andiamo ad aprirla, e questa la apriamo tranquillamente così.
Vedo da subito che è super, super imbevuta, ma proprio super. Vedete che sgocciola proprio. Sono tutte così le maschere in tessuto, così difficili da mettere. Quindi, come facciamo? Stupenda. Ah, però è fresca. Ok, che dite? L'ho applicata più o meno? Allora, cosa che ho notato subito, è talmente piena che il prodotto tende a colarmi un po' negli occhi, speriamo che non faccia niente. Boh, direi che... Devo coprire i lati del naso, come faccio? Attiro la maschera, attiro anche qui. Tiro anche qui con tutto il prodotto, è super super piena. Oh, mi hanno trovato il modo di farmi star zitta. E qui dovremo aspettare 3-5 minuti. E vabbè. Ok, allora, dentro la confezione intanto è rimasto tanto prodotto che dopo andiamo comunque sia a massaggiare, dato che dice per il maggiore effetto di andare a strofinare con la maschera. Io adesso sto a testa in alto, che cosa antipatica, per 5-10 minuti e poi vi aggiorno. Aggiornamento. Sono passati 3 minuti più o meno e non è cambiato niente, non fa le bolle. L'unica cosa, qui vicino alle orecchie, qua, sento tic tic tic, come delle piccole bollicine che scoppiano, però visibilmente, visivamente, insomma, alla vista non c'è niente. Si sentono e basta. Facciamo finire il tempo di posa, su. Allora, rieccoci qua. Dunque, passati 10 minuti, io di gocce non, e di bolle non ne ho visto neanche mezza. Oltretutto è super, super imbibita, quindi adesso andiamo a assaggiarla. Però direi che è talmente bagnata che continua a scivolarmi giù. Infatti sono stata sdraiata perché così non si staccava. Vedete che mi sono alzata solo 2 secondi e si è già staccando. Allora, due cose. È grande, cioè, vedete che ho dovuto fare quasi le pieghette. È molto molto grande e molto molto bagnata, un pochino più ristretta. Oh, riesco a parlare. Un pochino più ristretta come maschera e poi magari un po' meno bagnata, secondo me era meglio. Comunque, io speravo tanto nelle bolle e non ce n'è stata mezza. Sentivo solo cic 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 nelle orecchie, però no, visivamente zero. Adesso, come dicono loro di andare a massaggiare la maschera, andiamo. Poi talmente bagnata che io potrei usarla anche così. Andiamo un po' ovunque. Ho anche detto che comunque sia il prodotto rimasto, lo voglio usare e quindi adesso questa la strizzo perché la voglio assolutamente usare. Poi vado a unirci l'altro prodotto, ecco, e questa bella poppettina, noi ce la andiamo a massaggiare. Non si spreca niente.
Fosse stata una maschera idratante o purificante, l'avrei tenuto per un'altra volta perché comunque va bene. Ma dato che è un peeling, oltretutto in due fasi, non posso conservarlo per la volta successiva. Ok, allora fatto. Andiamo ad asciugarci leggermente. Che dire? La pelle mi sembra morbida. Effettivamente, normalmente dopo l'acqua calda, dopo aver sciacquato con l'acqua, tende a tirarmi un po', in questo caso non mi tira, però da dire wow, effetto peeling, no, questa cosa non l'ho notata. Cioè, aspettate, c'è un po' più luce. Mi sembra uguale a prima. E poi il fatto che comunque sia, eh sì, è una maschera da 5 minuti. E per questo va bene, rispetto 5, 10 minuti alla fine, rispetto alle altre, che le ho visto delle altre da Dr. Jart che proveremo assieme, dove siete finiti? Rispetto ad altre da Dr. Jart che proveremo assieme, questa qua era 10 minuti, mentre le altre 30-40 minuti, quindi era anche abbastanza veloce, però non ho visto nessun effetto di quelli promessi, cioè forse farà boh, un leggero effetto peeling. L'ho usata tutta, infatti stavo recuperando, stavo mettendo dentro per buttare il tutto. Però non ho notato questa grande differenza, sinceramente, è la prima che ho voluto provare perché ero davvero curiosa e invece zero meno. Ecco, direi che è un po' un fail questo. Diciamo che posso tenervi aggiornate, magari mentre edito il video, se vedo qualcosa di diverso ve lo faccio sapere, qualcosa di meglio. Comunque sì, adesso io vado a mettere la mia crema idratante solita, però, boh. Volevo le bolle. L'ho fatta per prima proprio perché volevo le bolle e le bolle non ci sono state, peccato. Allora, voglio sapere intanto da voi se l'avete provata per caso, come siete trovate. E poi ho fatto la clip finale prima perché sono completamente struccata e quindi ora di chiudere il video. E sinceramente sono molto delusa.